percorso per farvi, siamo partiti dalla materia grossolana, siamo partiti dalle malattie, abbiamo cominciato a fare un piccolo percorso in un viaggio sempre più sottile, sempre più nel microscopico. Questi due video vi hanno portato in un'altra dimensione, quindi noi siamo veramente soltanto una massa di organi, possiamo andare solo dall'epatologo, dall'ortopedico, che fa solo dal ginecologo, che guarda solo l'apparato, o siamo qualcosa di molto più complesso. Avete visto quanto è bella questa, dal fiore all'occhio della libellula? È tutta una ripetizione, un frattale. Abbiamo messo il concetto di frattale all'inizio col primo video e vediamo come la vita non è altro che questo, una ripetizione continua di un frattale, ripetizione sempre dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo, sempre della stessa cosa. Vi ricordo un video bellissimo che ha fatto vedere un insegnante, dove c'era questo, partiva il video da una famiglia che faceva picnic sull'erba e poi a un certo punto andava sempre più in ingrandimento, si vedeva la tovaglia, si vedeva le formiche, si vedeva, e arrivava a un certo punto in cui si vedeva un qualcosa sempre più nel microscopico, dove c'erano delle palline, quindi gli atomi, su un qualcosa di indistinto, dopodiché velocemente ritornava al prato e andava in ingrandimento, per cui si vedeva la regione, lo stato, la terra, e si arrivava alla stessa precisa immagine della parte microscopica. Quindi siamo sempre, a seconda di dove guardiamo la misura, mi dispiace che voi siete costretti a girare, dove è praticamente tutto uguale, e cambia semplicemente l'espressione di queste due massime estremità, non è altro che la vita, quello che noi siamo. E allora un altro concetto molto importante di fisica quantistica: l'osservatore influenza la realtà. Che vuol dire questa? Questo è un teorema importantissimo. E dice questa cosa strana, dice: costringe lo stato a diventare uno dei possibili autostati. È una parolaccia, chissà che cosa vorrà dire questa cosa così complicata. Nel momento in cui noi come osservatori guardiamo una cosa, non facciamo altro che organizzare tutte queste particelle irrarefatte dell'energia che precipitano, si organizzano e diventano, collassano, si chiama collasso d'onda. Quindi noi, con un pensiero focalizzato, con una intenzione ben precisa, riusciamo a fare arrivare nella nostra vita quella cosa. E poi quando facciamo un progetto, vogliamo costruire una sedia. Per costruire una sedia, perché così stiamo più comodi, allora andiamo dal falegname a prendere il legno giusto, andiamo dal tappezziere a prendere le cose giuste, andiamo a prendere i chiodi, e cominciamo a far collassare tutte queste cose che stanno nei vari negozi per creare la nostra sedia. Non è né più né meno di quello che facciamo tutti i giorni con i nostri pensieri, facendo collassare nella nostra vita quello a cui pensiamo di più. Chi di voi ha sentito parlare della legge dell'attrazione? Penso un po', ci credono. E poi tutti dicono: perché non funziona? Questa è un'altra cosa di quelle... Perché fondamentalmente non ci approcciamo a questa cosa in modo giusto. Per finire questo teorema, l'energia collassa nella materia e diventa visibile e masurabile, acquistando una forma che può essere definita. Quindi tutto quello che era potenziale, vi ricordate all'inizio che avevo letto, cercavamo di andare dal mondo lineare a un mondo di possibilità. Le possibilità sono, vuol dire che noi non abbiamo, dobbiamo passare la nostra vita non più da o così o così, ma la nostra vita può essere così, 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 così. Quindi mille possibilità di espressione, di risoluzione di un problema. Spesso noi ci hanno educato che o è bianco o è nero, non è così. Ci sono tante sfumature. Ecco perché è importante quell'immagine dell'elefante. Perché se noi ascoltiamo quello che vede la proboscide come un rame, quello che vede la caverna perché sta sotto la pancia, cominceremo a vedere qualcosa di più. Immaginatevi una cosa. Quando noi diciamo dal mio punto di vista, in fondo noi siamo dei piccoli elettroni che girano intorno a un nucleo, ognuno col proprio punto di vista. Ma chi è che c'ha ragione? Ci abbiamo ragione tutti. E quando diciamo dal mio umile punto di vista ti dico che, però poi se tu non fai quello che ti dico io, tu sei stronzo, sbagliato, non è giusto, e ho ragione sempre io. Vi rendete conto? Quanto sarebbe bello se invece di dire il mio punto di vista, è il mio punto di vista, che è bellissimo perché è il mio,
facci anche il tuo, insieme facciamo un punto di vista meraviglioso, che è molto più ampio e molto più armonico. Questo approccio, in questo modo, non ti fa più litigare con la gente, non ti fa più dire che è giusto o sbagliato, cominciamo a uscire da questi parametri. C'è un grandissimo avatar vivente attualmente, Bhagavan, che dice questa frase, dice il dramma dell'essere umano è giusto e sbagliato, ma ancora di più, più giusto, più sbagliato. In nome di questa frase noi non facciamo altro che giudicare, questo è giusto, questo è sbagliato, questo va bene, questo no. E il discorso di prima, che dicevamo, diamo importanza alle cose, ne perdiamo il valore. Una persona anche, non è importante che ci riesca, ma è il fatto che si mette in gioco, che valore ha il fatto, non è importante per forza arrivare. Guardate, per esempio, visto che parlavamo del pensiero positivo, come l'acqua assorbe i nostri pensieri. Questi sono degli esperimenti del dottor Masaru Emoto, che è morto 2 settimane fa. Sì. E praticamente noi siamo fatti di acqua per il 70% esattamente come la terra, anzi 70 è troppo poco, siamo fatti quasi l'80-90% di acqua e il resto corpuscolo. Questo è un cristallo d'acqua messo vicino a una fonte musicale, ok? Adesso vi faccio vedere altre immagini. Quindi questo Masaru Emoto vide che se si mettevano delle parole, delle frequenze, delle musiche, ma anche degli atteggiamenti, quindi emozionale soltanto, vicino all'acqua, succedeva che l'acqua assumeva delle forme diverse. Esistono dei libri bellissimi. Quando inizialmente studiavo queste cose non esisteva un solo libro in giapponese con una traduzione allegata delle didascalie delle foto. Adesso esistono 5-6 libri, anche dei video che sono veramente qualcosa di meraviglioso, dove lui praticamente prendeva quest'acqua distillata, quindi assolutamente pura, faceva questi esperimenti, dopodiché li andava in una camera a freddo, cioè sotto zero, e col microscopio elettronico, con l'ultro microscopio, guardava i cristalli come si erano formati. Guardate cosa succede. Questo è un cristallo dell'acqua esposta alle parole, amore e gratitudine. Questa invece è acqua di lupo. Questa è la pastorale di Beethoven. Ma guardate questo. Questa è la parola, questa è persone che sentono musica heavy metal. Ma guardate questo. Le parole ti odio, ti ucciderò. E questo sei uno stupido. Mi fermerei un attimo su questo. Se noi siamo fatti il 90% d'acqua, noi siamo, giudichiamo, odiamo, siamo incavolati, guardiamo questa televisione che ci uccide ogni giorno con tutte queste immagini, con tutte queste notizie assolutamente catastrofiche, che oltretutto la maggior parte della gente vede mentre mangia, vi rendete conto la nostra acqua come diventa? Non è più un'acqua armonica che fa il suo lavoro nel nostro corpo. E poi ci ammaliamo, cominciamo a stare male, cominciamo a sentirci male. Come si fa a sistemare tutto questo? Io vi consiglio di spegnere la televisione. Questo già è una prima cosa. Chi è che guarda il telegiornale mentre mangia di voi? No, io non guardo la televisione. Io non la vedo da 20 anni, la televisione. Io vedo solo film che dico io e basta. La mattina ci sono tante persone che la prima cosa che fanno, neanche sono scesi dal letto, e cominciano ad accendere la televisione. E comincia la guerra nel Golfo, la banca rossa, i mutui salgono, Renzi che ci ha messo un'altra tassa, l'uccisione, stanotte è stato ucciso questo e quell'altro. Cioè, vi rendete conto di come iniziate la giornata? Quando faremo il seminario parleremo del mondo, delle regole del mondo ultra sottile, dove il più attira il più e il meno attira il meno. Quindi voi avete iniziato una giornata, come dico voi, per chi inizia la giornata in questo modo, attirando un campo di cose sbagliate. Ma lasciamo da parte la televisione. Vi è capitato una mattina di svegliarvi e cominciate a dire oddio che giornata, non dico come, sarà difficile. Scendi e scivoli sul tappeto, col piede nudo vai e il ditino ti va a sbattere contro quell'angolino, per cui è una cosa terribile, e poi esci fuori da casa e ti sei dimenticato la benzina e quello ti soffia il posto e quell'altro ti lava il vetro e te lo lascia tutto e vai in ufficio e quello ti licenzia, cioè tutto.
perché in quel momento abbiamo attirato quel tipo di frequenza. Ma la mattina, vi immaginate, invece, la prima cosa è dire grazie. Il campo di gratitudine è uno dei campi che noi riusciamo a creare più impensabili, bellissimo. Il campo di gratitudine veramente riesce a mettere in frequenza armonica tutti i nostri organi e tutte le nostre cose. Alzate la mattina dicendo un bel grazie vita, grazie che bello, poi vi alzate e continuate a guardare il cielo, le cose. La giornata assumerà un altro carattere. Provate a fare le due prove e vedete come va una giornata e come va l'altra. Avete utilizzato proprio il principio di attirare il campo nel mondo microscopico, quindi nel mondo ultramicroscopico potete attirare un campo negativo o un campo positivo. A voi la scelta, adesso lo sapete, prima non lo sapevate, ma adesso lo sapete, quindi siete responsabili. E allora quando noi ci avviciniamo a qualcuno dicendo sei stupido, sei cretino, che cosa facciamo? La nostra acqua è la sua acqua. Stiamo lavorando per creare patologie. Questi per esempio sono altri, grazie, il suro tibetano, l'acqua dell'Antartide, l'acqua di Parigi.